Impegno editoriale dell'avvocato Santi Terranova. Fili Vesperi. Avvocato Terranova, che cos'è questo nuovo impegno? Fili Vesperi. Fili Vesperi per noi lentinesi è il periodo del riposino dopo pranzo. Ecco, è una parola che io ricordo da bambino, molti la ricorderanno. Ho scoperto che anche in altre zone della Sicilia, anche con un appellativo diverso, con un idioma diverso, si vuole indicare quel periodo del dopo pranzo, soprattutto nel periodo estivo quando la calura imperversa. E quando i demoni escono per indurre al peccato tutte le persone che trovano in giro. Allora noi durante il Fili Vesperi, naturalmente, che cosa facciamo? Si potrà scoprire nel libro, molti lo sanno, anzi ve lo voglio anticipare. Durante il Fili Vesperi noi dormiamo. Ecco. La copertina ha un significato, quella mosca. Cosa vuol indicare l'autore con quella mosca che è tranquilla messa su quel libro? E beh, si deve leggere il racconto Fili Vesperi, dove la mosca è protagonista. Ma lei se l'immagina una mosca in estate, durante il Fili Vesperi, che disturba il sonno del lentinese? Ecco, la mosca è il protagonista. Può incuriosire il lettore, e per questo l'abbiamo inserito Nella nel libro. storia la mosca fa una brutta fine, nella realtà, Non lo sappiamo ma questo. rappresenta anche qualche altra cosa, la mosca della vita, oppure è solo un punto che vuole essere significativo del libro? No, è la parte centrale del libro. Chi leggerà il libro capirà perché c'è una mosca in copertina. E per quanto riguarda gli episodi, ce ne sono anche di personali, quello della nascita dell'avvocato Santi Terranova, se vogliamo dire così. Sì, è in pratica una serie di racconti che ho assemblato nel tempo. Inevitabilmente mi è capitato anche di scrivere qualcosa su di me, su mio padre soprattutto. E quindi poi diventa un momento per poter ridere delle umane vicende delle quali si occupano gli avvocati e che annotano nelle loro agende. Ci sono momenti anche che fanno riflettere e ci sono momenti nei quali la nostalgia la fa da padrona. Ecco. In libreria, quindi molto presto questo testo. Sì, io penso che fra qualche giorno sarà in distribuzione in tutte le librerie della provincia di Siracusa, anzi colgo l'occasione per segnalare che il 30 aprile prossimo ci sarà la prima presentazione ufficiale a Siracusa, con l'avvocato Sebastiano Grimaldi e la dottoressa Simona Lo Iacono, che è il giudice di Avolo, che mi faranno l'onore di presentare questo mio lavoro. Come abbiamo detto anche in passato, c'è stato un primo impegno letterario. Non c'è due senza tre, la bacheca si allungherà probabilmente. Ho in mente di pubblicare fra qualche anno un altro romanzo al quale sto lavorando. È una storia giudiziaria vera, come del resto ho fatto per Salvatore Malgioglio con Il mistero di Fata Morgana.